Siamo oggi insieme a Giorgio Clocchiatti che ci parlerà della sua azienda agricola, azienda vitivinicola con produzione di vini autoctoni e un'azienda sempre a conduzione familiare che ricomprende dei vigneti in tutto il territorio del comune di Pavoletto. La parola a Giorgio. Buongiorno a tutti. La mia azienda è di tre generazioni, mio nonno, mio padre e io. Ho prodotto quasi tutti i tipici prodotti tipici locali, Merlot, Cabernet, Refosco, Tokaj, Verduccio, Piccoli. Tutta la famiglia Sì, tutta impegnata. la mia famiglia impegnata proprio, sì. Proprio tutti. Tutti, tutti. E anche i parenti. Mi danno una mano, sono Giustamente. circa 8 ettari e mezzo. La lavorazione voi come la fate? Tutta in cantina, i bianchi vengono trattati a freddo, i rossi vengono fittini, messi, macerazioni lunghe, dipende dalla stagione insomma. E invecchiamento in botti in acciaio, non acciaio terrestre, non legno. Quanto tempo serve ai suoi vini per passare dal grappolo ad essere messi in bottiglia poi in vendita? E ci va via quasi un anno per andare in bottiglia. Per lo sfuso è molto presto, insomma. La Pasqua sarebbe già pronto, insomma. I suoi clienti cosa prediligono? Oltre a penso a venire anche a degustare un bicchiere direttamente in cantina o in agriturismo. Vedo che i miei clienti preferiscono i rossi autoctoni, tipo Refosco, Nostrano, buon Merlot, Cabernet. I bianchi prendono meno, non so perché, Prendono dalla meno. stagione. Sarebbe il giorno di bianco il Friuli, ma noi qua no, Cividale va più i rossi. Lei che li propone con che cosa? Con un buon formaggio di ravosa o Formaggio di ravosa, grattugiate? sì, salame locale, che fortunatamente abbiamo qualcuno che lo produce, anche il salame, in zona. Quindi li accontentate così. Perfetto, Così, sì. quindi cose genuine, cibi del territorio e vini del Del territorio. territorio, Quindi il massimo per un ottimo spuntino. assolutamente. Bene, noi ringraziamo Giorgio Clocchiatti per aver parlato della sua azienda. Ok, grazie.